Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento di Stregonerie, Premio Strega tutto l'anno, la rassegna dedicata ai grandi capolavori del Premio Strega. Siamo io e Melania molto molto emozionate per questo incontro, penso che i nostri sentimenti traspaiano nonostante gli schermi, perché siamo contente e onorate di avere stasera Dacia Maraini ed Eva Giovannini qui con noi. Ma prima di addentrarci nell'incontro, vorrei cominciare un attimo da dove tutto è partito, e cioè dalla fabbrica Strega Alberti di Benevento. Per quest'anno voi ci vedete in edizione digitale, ma chi ci ha seguito l'anno scorso sa che i nostri incontri, finché è stato possibile, si sono svolti all'interno dell'azienda in cui si produce il celebre liquore Strega e i dolciumi annessi e connessi. Uno spazio bellissimo, uno spazio museale, è lo spazio Strega, che fa parte di una rete di musei che è la rete dei musei impresa e che racconta la storia di questa vicenda imprenditoriale, di questa azienda, di questa ditta, di questa famiglia nata a Benevento nel 1860 e che quindi si interseca alle vicende dell'Italia unita e poi dal 1947, anno in cui nasce il premio, si incrocia anche alla storia della letteratura italiana. Uno spazio importante è un museo e racchiude il patrimonio culturale dell'azienda. Per questo fa parte di una rete di musei aziendali che rientrano proprio nel circuito di musei impresa. Proprio in questi giorni è in corso la settimana della cultura d'impresa che celebra il patrimonio culturale delle piccole e medie imprese disseminate sul territorio italiano e quindi approfittando di questa ricorrenza chiamiamo qui per un saluto l'ingegner Davino, presidente di Strega Alberti. Per farci raccontare, buonasera ingegnere, per farci raccontare la nascita di questo museo aziendale all'interno della ditta Strega connesso ai nostri appuntamenti dedicati al premio. Sì, Quando nasce? buonasera Quando e come Melania. nasce? Buonasera ingegnere. Dunque, questo. Buonasera, buonasera. Questo spazio che noi abbiamo voluto chiamare Spazio Strega nasce nel 2010, perché nel 2010 ricorreva il 150esimo anniversario della fondazione dell'azienda. Allora abbiamo pensato di utilizzare, siccome noi riteniamo che uno dei patrimoni che abbiamo sono proprio anche le architetture, i volumi che ancora risalgono al secolo scorso, ci sembrava bello poterli condividere. In questo, diciamo, proprio si è voluto vedere un atteggiamento di trasparenza e di apertura, cioè per anni c'è stato un po' il mistero, cosa c'è là dentro, le streghe, le formule. E invece abbiamo visto che tutto sommato non c'era niente che non si potesse raccontare all'esterno, anzi, il poter condividere questi spazi nelle maniere più diverse, perché la manifestazione Stregonerie è proprio un esempio di come uno spazio possa essere vissuto in una maniera totalmente diversa da quella alla quale era stato destinato quando è stato progettato. E quindi con molto piacere quando Melania e Isabella ci hanno proposto di partecipare a questa rassegna, abbiamo aderito toto corde, insomma, da questo punto di vista. Naturalmente mi unisco all'emozione e alla contentezza di avere come ospiti Dacia Marini e Eva Giovannini, che entrambi io ho visto in occasione del Premio Strega, una nella veste di vincitore, l'altra nella veste di presentatore, perché voi sapete che c'è la diretta Rai nella serata finale, e quindi con entrambi abbiamo condiviso momenti sicuramente più allegri di questi che ci stanno intorno in questi momenti qua. Però il fatto che noi stiamo qua è, come dire, e noi gliela facciamo buona al virus, penso che sia un Grazie. buon esempio di resilienza. Quindi vi ringrazio e vi auguro un buon convegno.
Grazie, grazie ingegnere, grazie mille e grazie di Grazie a averci voi. permesso di occupare quello spazio attraverso i libri dello Strega che appartengono per definizione a quello spazio. Grazie a voi, buona serata. Grazie, Buonasera. grazie ingegnere, grazie Isa della tua introduzione che ci permette di riassaporare, anche se a distanza, la malia di quel posto, narrativo per definizione. Eravamo inebriati dai profumi delle spezie, della parte dedicata all'erboristeria, eravamo abituati ad abitare un luogo fisico che quest'anno abbiamo sostituito con una piattaforma digitale. Sappiamo che torneremo presto in presenza, è l'augurio di tutti gli operatori culturali, di tutte le persone che intendono condividere momenti culturali di incontro. Nel frattempo, non potevamo non lasciarci conquistare con questo appuntamento dalle parole di Dacia Maraini, che sarà stasera intervistata da Eva Giovannini. L'emozione è forte anche personalmente. Conosco Dacia da moltissimi anni e ritengo il suo incontro uno dei privilegi, insomma, della mia carriera, della mia vita come donna, come lettrice, come giornalista. Dacia mi colpisce ogni volta anche nella piccolezza delle comunicazioni telefoniche a distanza per uno straordinario attaccamento alle storie della vita, per la sua ineguagliabile capacità di leggere nelle cose e quindi di essere una protagonista eccezionale a cavallo di due secoli. È la voce più importante rimastaci del Novecento, della letteratura, non solo femminile, ma della letteratura tout court del Novecento, e oggi una straordinaria interprete delle cose che ci accadono intorno. Mi ricordo che nella prima fase di questa terribile pandemia, lei ci aveva, attraverso uno dei suoi articoli, chiesto di riscoprire il valore della finestra, cioè guardare alla finestra il silenzio che non era vuoto, il tempo fermo che non era solo sospensione. E quindi anche questo invito ci è servito in quei giorni a dare un senso all'esperienza che stavamo vivendo. E lasciando la parola a Eva Giovannini, che è una eccezionale giornalista, cronista, reporter, ha condotto ben due edizioni finali del Premio Strega, è un'amica abituata a dialogare nei contesti di incontro più disparati, da quelli politici a quelli letterari, a quelli europei, quindi saprà tessere questa meravigliosa intervista con Dacia, sapendo che di Dacia bisogna prendere ogni singola goccia come un distillato e poi continuare a pensarci. Io del nostro primo incontro mi ricordo che lei disse che per tutta la vita scolastica le avevano sempre parlato dei padri della letteratura e lei si domandava dove fossero le madri. Oggi è assolutamente una madre meravigliosa e sublime della letteratura e quindi le saremo per sempre grati di questo. A te, Eva. Grazie. Grazie Melania Petriello, grazie alla Fondazione Strega Alberti e alla Fondazione Bellonci per questo incontro, queste stregonerie. È stato già detto ampiamente, insomma, il senso di questo nostro incontro, sebbene virtuale. Allora io entrerei subito, con il permesso di Dacia Maraini, che sono anch'io molto emozionata di conoscere, sebbene virtualmente, entriamo subito dentro questo libro. Questo libro è edito da Rizzoli, pubblicato nel 1999, l'anno in cui appunto ha vinto il premio Strega, un libro che è una raccolta di 12 racconti ispirati alla cronaca. Il titolo è già una sintesi, si fa riferimento appunto al buio, che naturalmente è una delle paure principali di tutti i bambini, ma anche di noi grandi, perché abbiamo sempre un bambino che ci attraversa, e è anche in qualche modo il buio della ragione, il buio anche della pietas, perché i personaggi, i protagonisti, siano essi le vittime o i carnefici di queste storie, a un certo punto sono abbandonati dalla luce. Il tema, diciamo, forse principale che collega tutti i racconti è quello della violenza, declinata in vari ambiti, sia nella parte dell'abuso inteso come abuso sui bambini, quindi spesso c'è il richiamo alla pedofilia, il primo e l'ultimo racconto si chiama Il bambino grammofono e l'uomo piccione, il racconto introduttivo di questo saggio, di questo libro. E l'ultimo racconto, che invece è dedicato a una bambina, si intitola Ombre, la bambina si chiama Agatina.
che viene venduta di fatto dalla nonna ad un notaio pedofilo, e il tema della pedofilia ricorre anche in altri racconti. Penso ad esempio a un racconto che mi ha veramente straziato, che si intitola Alicetta. La protagonista è Alicetta Pantaleone, una bambina piccola, schizofrenica, abusata dal suo infermiere e anche dal portantino, che dovrebbero invece prendersi cura di lei, e poi Alicetta muore. C'è il tema della sopraffazione, inteso come sadismo, e in particolare mi riferisco al racconto che si intitola Un numero sul braccio, in cui la protagonista, Marta Grado, incontra a decenni di distanza il suo aguzzino di quando era nel campo di concentramento, quindi da tutt'altra parte del mondo, perché lei era appunto nel campo di concentramento in Europa, e invece il racconto si svolge a Buenos Aires a decenni di distanza. E poi vorrei ritornare su questo racconto con Dacia Maraini, perché c'è una parte della sua biografia che naturalmente ha qualcosa di molto molto simile, tristemente simile a questo racconto. E poi c'è il tema della violenza dei padri. Padri che abusano e spesso uccidono i loro figli. Penso ad esempio al racconto, anche questo veramente struggente, angosciante, dal titolo A 11 anni si chiama Tano, in cui il padre Luigi non solo abusa e picchia i propri figli, ma infine ucciderà il più piccolo di loro, Mario, nell'indifferenza generale persino della moglie, che poi appunto è la madre del bambino. E infine gli uomini che stuprano, nella più classica e indecente delle violenze, ed è un tema che ricorre per esempio nel racconto di Oggi è oggi è oggi. È bloccato, che succede? Non sentiamo più Eva, che adesso ovviamente recuperiamo. Adesso la regia farà in modo di... Ecco. Sì, ora ti avevamo perso, ti abbiamo ritrovata. Ecco. Sono giunta alla conclusione parlando dell'ultima declinazione della violenza, che è quella verso le donne, e mi riferivo adesso alla bambina albanese, protagonista del racconto, in cui appunto lei e un'altra ragazzina di 11 anni vengono vendute e abusate da uomini molto più grandi, o alla storia di Macaca, in cui c'è questa violenza domestica del marito, che termina poi con un'evirazione da parte della moglie, e un finale che mi ha lasciato molte più domande che risposte, di cui poi vorrei parlare. Bene, tutto questo viene raccontato con uno stile narrativo secco, privo di iperboli, sobrio, quasi come se a narrare questo abominio, che di per sé è un'iperbole del male, non ci fosse necessità di aggiungere niente. Infatti Maraini in questo saggio toglie, e quasi in uno stile cronachistico racconta queste cose che sono dei tagli sulla pelle per chi legge. Io le faccio subito una domanda e traggo ispirazione da una frase di José Saramago, che scrive: gli scrittori lavorano nelle tenebre e come ciechi soppesano l'oscurità. Vorrei chiedere a Dacia Maraini quanto è faticoso, quanto costa a uno scrittore, a una scrittrice come lei, indagare anche nel proprio buio per poter raccontare il buio altrui. In effetti non è facile, soprattutto trattare l'argomento della violenza non è facile per niente, perché si rischia appunto di diventare in qualche modo indulgenti, oppure di essere morbosi, e questo è molto difficile. Per questo giustamente lei ha detto molto bene, grazie per questa carrellata di osservazioni sui miei racconti. Giustamente io ho cercato di ridurre la prosa proprio all'essenziale, perché quando si lavora, e io lo faccio in altri momenti, molto sulle metafore, sugli aggettivi, qui ho cercato di asciugare al massimo, proprio perché è un tema così, così scottante, così delicato, e bisogna andarci coi piedi di piombo, no? Perché proprio perché si rischia appunto di stare dentro in qualche modo nella morbosità. C'è una morbosità di chi legge di queste cose. Quindi io però voglio denunciare la violenza, ma lo voglio fare nel modo più
come posso dire, più astratto, più distaccato, più razionale possibile, senza andare a pescare nel torbido, che è il pericolo, quello è il pericolo. Ecco, c'è un tema che naturalmente è quello delle vittime e dei carnefici e che sarebbe facile ridurre ai buoni e ai cattivi, ma io so che lei non accetta le semplificazioni e d'altronde neanche noi abbiamo voglia di rendere stereotipati, diciamo, i suoi personaggi, perché non lo sono. Vorrei azzardare con lei una lettura un po', diciamo, controintuitiva del ruolo delle vittime, se me lo consente, e partirei proprio da un pezzetto del racconto dal titolo appunto Macaca, in cui l'uomo, marito, esercita una violenza psicologica e fisica sulla moglie, che infine lo evira, e in fondo c'è un dialogo tra la commissaria Adele Sofia, che per esempio, cioè è l'unico personaggio che attraversa tutti i racconti, e questa vittima. E la donna dice: io ora vivo come una monaca, ma che ci posso fare se ho ancora oggi, pensando ai calci di mio marito, piango di gioia? E lei risponde: non pianga, per favore, vedrà che le daranno il minimo della pena, lei tornerà a casa, ritroverà il suo corpo senza voglie cattive, lo lasci respirare, lo lasci riposare e si fidi di lui, è più saggio di quanto lei pensi. E in questo dialogo io avverto come una sfumatura dei ruoli tra la vittima e il carnefice, e questo mi ha fatto ripensare a uno scritto di una giurista, non di una, diciamo, romanziera, ma una giurista che si chiama appunto Tamar Pitch, che ha scritto un saggio che si chiama Il protagonismo delle vittime. Per questo dico un po' controintuitivo, perché di solito si pensa alla vittima e si pensa a, appunto, alla parte più vulnerabile, eppure questa giurista femminista, tra le altre cose, scrive: la sindrome della vittima è un'arma pericolosa, può portare a derive mediatiche, populiste e securitarie, che rischiano di far saltare i dispositivi costituzionali delle garanzie processuali dell'accusato. In più parti, lei, Maraini, ricorda in questo libro che sarebbe molto facile lasciarsi andare a cercare un colpevole a furor di popolo, eppure bisogna stare attenti, perché a volte le vittime non raccontano tutta la verità e talvolta non è carnefice quello che sembra. Come descriverebbe questi ruoli? No, io credo che poi ci sono, naturalmente ci sono i carnefici, ci sono le vittime, però è vero che spesso le vittime diventano parte di questo terribile gioco, un po' perché a volte sono affascinati da una persona che si occupa di loro, per esempio i bambini di fronte a una affezione o comunque a un interessamento di tipo sessuale, a volte, soprattutto naturalmente, loro lo sanno molto bene, gli abusatori, a chi devono rivolgersi, i bambini soli, i bambini che mancano di affetto, che mancano di cure, eccetera, e loro sentono da parte di questo adulto una cura, un'attenzione che loro scambiano per qualche cosa di positivo. Poi alla fine si possono anche affezionare, tant'è vero che io, avendo studiato molti di questi casi, la cosa che sorprende è che i bambini abusati, violentati, spesso tacciono, non dicono la verità, non dicono, perché in qualche modo vengono in qualche modo assorbiti da questa fascinazione che poi diventa violenza e da cui non riescono ad uscire, e spesso diventano loro si sentono colpevoli perché si sentono complici. Però un uomo che abusa di un bambino non c'è niente da fare, è colpevole, perché la sessualità è una cosa bellissima, è una cosa che tutti provano, ma la sessualità di un adulto è una violenza per un bambino, perché il bambino ha una sua sessualità, ma non è comparabile con quella di un adulto, e quindi l'adulto che vuole imporre la sua sessualità è in qualche modo un criminale. Quindi io sono... Però è vero che quando moltissime di queste vittime tacciono perché in qualche modo si sentono legati ai loro aguzzini, ma non perché non dicono la verità, ma perché in qualche modo si sentono dentro un gioco da cui non riescono ad uscire, e spesso non riescono neanche a giudicare il loro corruttore, perché appunto li fa sentire, loro hanno anche un'astuzia straordinaria, quella di farli sentire colpevoli.
Certo. E spesso è così, c'è una specie di compromesso, comunque un legame che effettivamente è difficile, però non è che dobbiamo scambiare la responsabilità di chi fa degli abusi, di chi fa delle violenze. Adesso assolutamente, tanto più. Perché se no non è neanche, si capovolgono le cose. C'è un rapporto complicato, però poi le responsabilità ci sono. E quando c'è uno stupro è uno stupro. E quando c'è una violenza su un bambino, c'è. Insomma, poi certo, è difficile perché a volte i bambini tacciono. Questo l'ho notato in tutte le storie che io ho indagato. I bambini tacciono perché in qualche modo, entrando dentro questo gioco, si sentono colpevoli e a volte poi diventano i carnefici di se stessi. Quando dopo vanno avanti nella vita, poi diventano spesso, buttano via la propria vita, si fanno trattare male, diventano anche violenti perché hanno assorbito il senso di colpa. Ma però non è colpa, è semplicemente che è l'astuzia di chi usa la propria forza sessuale è talmente grande che conosce molto bene la psicologia di chi abusa. Anche perché spesso i suoi racconti, diciamo, si svolgono dentro le mura domestiche. C'è un dato che a me ha colpito, un po' scioccato sinceramente, un dato dell'ISTAT di quest'anno. Viviamo in un'epoca, come dire, inimmaginabile quando lei ha scritto questo libro, ma solo fino a un anno fa, in cui per mesi siamo stati obbligati a vivere dentro le stesse mura H24, e spesso le violenze sono dentro le case. L'Istat denuncia che c'è stato un più di 119%, cioè un incremento di oltre il 100% delle chiamate ai centri antiviolenza durante i mesi di lockdown. Secondo lei qual è un antidoto collettivo alla violenza che spesso avviene appunto dentro le mura domestiche e i carnefici sono le persone teoricamente che dovrebbero esserci? Ma io penso che sia tutta una questione culturale, e anche la violenza non è biologica, io non credo che gli uomini siano cattivi per natura o per biologia, semplicemente hanno imparato a essere padroni perché la storia li ha fatti padroni, il patriarcato li ha resi proprietari della moglie, dei figli, per cui quando sentono che una donna ha degli atteggiamenti di indipendenza, di autonomia, si sentono in crisi, entrano in una crisi talmente devastante che si trasformano in assassini. Questo è il femminicidio, è questo. E quindi c'è una rivolta proprio contro, anzi sono aumentati i casi di violenza. Non so se ha visto anche nelle statistiche, le violenze pubbliche sono diminuite. Le violenze contro le donne sono aumentate in questo periodo. Perché? Secondo me proprio perché è una reazione contro l'autonomia e la libertà, le nuove libertà delle donne che per certi uomini, chiariamo, non tutti gli uomini, non è una cosa che riguarda il sesso, il genere, è una cosa di cultura, per cui quelli più fragili, più non acculturati, quelli più terrorizzati dall'autonomia delle donne sono quelli che si rivoltano in maniera più brutale e uccidono. Ma non è che sono dei criminali, uccidono perché hanno paura di perdere dei privilegi. Ma quando un uomo identifica i propri privilegi con la propria virilità, questa virilità è messa in discussione, un uomo impazzisce. Però sono i più deboli, i più fragili, che non accettano i cambiamenti, questo è il punto. Però ecco, allora bisogna lavorare sulla cultura, da piccoli, da bambini piccolissimi, cominciare a lavorare sul linguaggio, sul rispetto verso l'altro. Amore non vuol dire possedere, avere rispetto verso l'altro, qualsiasi, anche se più debole, se più fragile, non importa, bisogna sempre rispettare, lavorare sulla sacralità dell'essere umano. Spesso ho notato, per esempio, che gli uomini, i ragazzi, anche molti amici, insomma, non hanno confidenza con la propria rabbia e spesso, quando hanno un momento di crisi amorosa, personale, non si confidano, hanno paura, c'è ancora un'onta sociale rispetto al dire a un amico: guarda, mi sento vulnerabile, mi sento perso, mi sento disperato. Noi donne in questo abbiamo un pochino più di confidenza, no? Con questa parte di noi, anche con la parte più tragica della nostra vita.
gli uomini ancora no, e credo che quando poi si trovano il tappo salta a un certo punto, è anche perché non hanno saputo prima allentare questa tensione facendo confidenze a delle persone perché se ne vergognano. Torniamo un attimo vorrei aggiungere solo una cosa. Come no? Che lo dimostra proprio il fatto quanto sia culturale questa faccenda, che ci sono molte donne che la pensano come gli uomini, ci sono molte donne che si mettono da quella parte lì, cioè dalla parte di chi pensa che le donne dovrebbero stare in casa, dovrebbero occuparsi dei figli, non dovrebbero avere un'autonomia intellettuale, non si fidano delle altre donne che fanno un mestiere diciamo di prestigio. Perciò questo dimostra che non è un fatto genetico, non è un fatto biologico, è un fatto culturale. Totalmente. E torniamo un attimo ai racconti del suo libro Buio, perché lei, lo dico perché lei l'ha raccontato in precedenti interviste, ha attraversato almeno due momenti di buio vero nella sua vita. Il primo, da bambina, quando è stata portata in Giappone dalla sua famiglia, suo padre Fosco Maraini, importante orientalista, antropologo, che rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò e venne internato con lei e la sua famiglia in un campo di concentramento in Giappone. Lei racconta di quell'esperienza cose incredibili, che fu costretta a mangiare formiche, che mangiava le cose che trovava per terra. E c'è un elemento in un racconto che io ho rivisto, che è l'elemento appunto del sadismo gratuito, che esercita nei ricordi anche di Mara Grado, che è la protagonista di questo racconto, il suo aguzzino. Vorrei sapere quanto, diciamo, del carceriere delle SS da lei descritto in questo racconto è stato, diciamo, quanto ha attinto dalla sua memoria personale e dai suoi ricordi ancora così vividi, almeno stando a quello che ho letto nei suoi racconti. Beh, infatti mi interessano moltissimo i campi di concentramento, sono andata tante volte a vedere, a conoscere, perché ho un'esperienza di un campo di concentramento. Non era di sterminio, non c'erano da noi camere a gas, però ci facevano morire di fame. Appunto, come lei diceva, io mangiavo le formiche, andavo a lavorare presso i contadini di nascosto per guadagnare una patata che poi dividevamo in cinque, frugavamo nell'immondizia per mangiare magari una testa di pesce e dividerla sempre in cinque perché la famiglia era fatta di cinque persone. Quindi per me quello è rimasta un'esperienza drammatica e una parte della mia memoria che è sempre viva e molto presente. E quando ho parlato di questa storia, che poi è una storia vera, che io ho saputo andando in Argentina, perché molti nazisti sono scappati e sono andati in Argentina. E allora appunto ho saputo di questa donna che era andata in un negozio per comprare un pezzo di agata e ha visto che il negoziante, ha riconosciuto nel negoziante un nazista che era stato il suo aguzzino nel campo di concentramento in Polonia nel 43, ecco, lei era una bambina e io mi sono un po' identificata con questa. E cosa fai quando vedi davanti a te l'aguzzino che nega naturalmente di essere lui, che nega di essere stato in Germania, eccetera, però poi lei lo riconosce, gli fa vedere il numero sul braccio e lui non può negare, insomma. E lei ricorda di come lui aveva trattato con gentilezza, con affetto un bambino, no? Portandolo poi alla camera a gas, però lo portava dicendo adesso ti fai un bagno, una doccia, vedrai dopo ne esci pulito, metti qui le tue scarpine, e l'orrore di questa cosa, cioè il teatro che facevano i nazisti, perché facevano un teatro, facevano finta che questi arrivavano in treno, scendevano, andavano al campo di lavoro, invece poi li mettevano alla camera a gas, ma per non farli protestare facevano finta che andavano a fare una doccia, poi li chiudevano e invece della doccia veniva il gas. Ecco, per dire, questa cosa a me ha colpito molto, mi colpisce ancora ed fa parte della memoria mia personale, del mio campo, 2 anni di campo di concentramento, ma anche collettiva, che è la memoria della nostra storia. E quindi le due cose si collegano. Mi ha ricordato infatti un po' nel leggere I sommersi e salvati di Primo Levi, no? questo richiamo alla memoria e al non disperdere neanche i dettagli più terribili,
no, delle, dei racconti. Beh, bisogna che la gente sappia, perché la memoria è importantissima, perché si evita di fare gli stessi errori. Siccome la Germania era un paese civilissimo, con la migliore musica, migliore filosofia, migliore scienza del mondo, però è cascata nelle mani di un criminale. Hitler era veramente un criminale, un pazzo, psicotico, è pericoloso. Allora, siccome la storia è fatta di queste cose, perché c'è stata una fascinazione da parte del pubblico, come lei prima parlava delle vittime, che in un certo senso perfino gli ebrei, molti ebrei hanno creduto che questo fosse un cambiamento, che ci fosse un miglioramento, alcuni naturalmente ebrei, all'inizio. Nessuno pensava che potesse finire con una ferocia, una furia distruttiva di un popolo intero messo nelle camere a gas. E questo si può ripetere, si è ripetuto in altri paesi, è stato per esempio in Argentina, proprio nell'America del Sud, c'è stato negli anni 70 la dittatura dei militari che hanno ucciso centinaia e migliaia di ragazzi, per dire. Quindi il passato è importantissimo conoscerlo per evitare di fare gli stessi errori. A proposito di quello che sta dicendo lei, dei corsi storici, no? Gli inglesi descrivono, nominano il Medioevo come the dark age, l'età dell'ombra, del buio, no? Lei come definirebbe il momento in cui noi stiamo vivendo oggi? Un'età buia o no? Sì, questo momento della pandemia è buio, non c'è dubbio. È buio perché noi non sappiamo, tutta la... Il senso di allarme che noi abbiamo è perché, e anche questa cosa che i virologi, i medici, gli scienziati dicono cose diverse, perché effettivamente questo virus è ancora sconosciuto. Noi non sappiamo come si produce, noi non sappiamo come si propaga, non sappiamo quanto dura, non sappiamo se uno l'ha preso poi rimane immunizzato o no. Ci sono molti misteri intorno a questo virus, molti misteri, perché è nuovo, non è sconosciuto. Un po' l'abbiamo conosciuto negli ultimi tempi, ma ancora rimangono molte zone d'ombra. E questo ci mette in allarme, ci mette in uno stato di angoscia, da incertezza. E credo che questo sia, sì, è una forma di buio. Ecco, mi interessa passare, insomma, in questo ping pong tra il buio collettivo e il buio individuale, no? Lei in un'intervista bellissima a Agnoli su Repubblica ha raccontato un aspetto della sua vita, di lei da giovane, che a me ha molto colpito, e mi ha colpito non tanto e non solo nella parte appunto di caduta del buio, appunto, quando ha raccontato che lei fu lasciata dal primo marito al settimo mese di gravidanza e perse il bambino che portava in grembo, e che quello fu stato un momento di smarrimento, di buio, di ombre, no, che le assediavano la mente. Ma a me interessa chi è chiederle come ci si rialza, come si ritorna a vedere la luce quando si pensa di aver perso tutto, si pensa che la propria esistenza non abbia più senso. Beh, prima di tutto con l'amore per la vita, bisogna amare la vita, perché la vita è la cosa più bella che ci sia, nonostante le sue brutture, però è bella ed è l'unica cosa che abbiamo. E poi l'affetto degli altri, i legami e l'amore per la vita vuol dire anche legami, vuol dire credere negli altri, aver fiducia nell'amore, nell'amicizia, negli affetti. Sono queste le cose che ci tolgono dal buio, che ci tirano fuori dal buio. Nonostante le violenze, poi veramente la vita, se noi naturalmente non ci facciamo abbattere, ci cominciamo a protestare, a lagnarci, bisogna invece affrontare con coraggio e dire basta, mi tiro fuori, a costo di tirarsi fuori per i capelli, però ci si può tirare fuori. Un po' come, insomma, il senso di solidarietà della ginestra, no? Leopardiana memoria. Questo libro, che io rifaccio un attimo vedere perché è il protagonista di questo nostro incontro, le ha regalato un successo appunto incredibile, perché ha vinto il premio Strega.
premio a cui anch'io nel mio piccolissimo sono molto affezionata, ed è un premio che ha visto, diciamo, alcuni vincitori molto famosi, molto illustri e anche a lei molto cari, penso appunto ad Alberto Moravia, col quale è stata legata moltissimi anni, ma ha anche visto persone, diciamo, di serie A, intellettuali incredibili, come Pierpaolo Pasolini, non vincerlo, anzi addirittura c'è fu lo scandalo nel 68 quando Pierpaolo Pasolini ritirò dalla Cinquina il suo libro Teorema, e lei fu amicissima di Pierpaolo Pasolini. Intanto le vorrei chiedere, insomma, se ci racconta proprio un aneddoto, ci faccia un attimo sognare, in quest'epoca in cui non solo c'è il buio della pandemia, ma talvolta abbiamo la sensazione che certi momenti noi non li potremo mai vivere, è un po' perché c'è sempre un po' questa idea, no, che il passato fosse migliore, e un po' perché oggettivamente, insomma, trovarsi a cena con lei, Pasolini e Moravia, ecco, come dire, ci racconti un episodio. E poi le voglio chiedere anche che cosa significa quando lei dice che questi erano uomini, diciamo, scrittori di prestigio ma non di potere. Oggi, secondo me, bisogna rimettere i puntini sulle i su queste parole. Vero, io sono d'accordo. No, potere di solito è dato da un'istituzione, da una condizione, diciamo, ufficiale, no? E quello è il potere. Però il potere è una cosa che bisogna vedere come funziona. Invece il prestigio dipende dal prestigio. Vuol dire che una persona ha fatto delle cose, ha detto delle cose, ha dato al suo tempo e ai suoi contemporanei qualche cosa. Questo è il prestigio. La differenza tra potere e prestigio è che il potere spesso dietro non c'è niente, invece il prestigio dietro c'è qualcosa, appunto, di aver fatto o detto. Pasolini era un grande poeta prima di tutto. Io amo molto la sua poesia, penso che andrebbe riletta e conosciuta meglio. Poi era scrittore, poi uomo di cinema, no? Ecco, un episodio brevissimo perché far capire che eravamo in Africa insieme, l'Africa era molto diversa perché non c'era questo fanatismo religioso, non c'era, c'era la povertà ma non c'era il fanatismo religioso, e quindi si andava in giro dappertutto molto bene. Lui stava cercando di fare l'orestiade africana e siccome all'inizio nel castello di Priamo aspettano che Agamennone torni dalla guerra, no? E c'è Oreste che sta in giro, preoccupato perché è perseguitato dalle furie, eccetera, eccetera. No, questo viene dopo, vabbè, comunque nel castello lui voleva fare tutta l'orestiade, quindi l'arrivo di Agamennone e poi l'uccisione di Agamennone da parte di Clitennestra e poi Oreste perseguitato dalle furie, vabbè. Lui cercava un fumo che annunciasse, perché allora si faceva così, non c'era il telefono, si annunciava l'arrivo di un grande personaggio col fumo. Questo fumo lui non riusciva a trovare perché non voleva farlo lui, voleva che il fumo fosse spontaneo, naturale. Allora noi andavamo in giro per i villaggi africani cercando un fumo e mi ricordo che avevo perso 3 giorni cercando il fumo. Uno era troppo bianco, uno era troppo grasso, uno era troppo nero, uno era troppo bianco e mi ricordo questa cosa divertentissima che noi dicevamo, ah, ho visto un fumo laggiù, allora correvamo con le Land Rover verso questo fumo, poi Pierpaolo diceva no, non mi va bene questo fumo perché è troppo bianco oppure troppo, ecco, questa cosa era bellissima, è stato un episodio che lì per lì sembrava una cosa curiosa, ma effettivamente me lo ricordo come una corsa verso un sogno, no? Il fumo era un sogno in quel momento lì. Poi purtroppo non gli hanno fatto fare questo film in Africa, pazienza, però questo episodio è un episodio che ricordo come una cosa molto bella e molto viva. L'ultimissima domanda flash e poi la lasciamo alle domande, diciamo, che ci sono arrivate per lei. Ultimamente ho dovuto riprendere in mano degli scritti di Oriana Fallaci per un lavoro che sto facendo e in alcuni suoi racconti dal Vietnam, parlando Oriana con il suo collega e poi compagno François Pelou, giornalista, del dramma della guerra intesa come alla fine specchio della cattiveria dell'uomo, lui le disse, citando Blaise Pascal: vedi Oriana, l'uomo non è né angelo né bestia, ma è entrambe le cose insieme. E io, leggendo Buio, ho proprio
avuto netta questa percezione, nonostante il limite chiarissimo tra chi è la vittima e chi è il carnefice, in fondo c'è un pochino di tutto in ognuno di noi, e sta appunto alla cultura saper sedare la bestia che un po' ci anima. Lei è d'accordo? Sono sì, perfettamente d'accordo. No, tutti abbiamo della capacità di fare male, tutti. Noi siamo fatti di bene e di male, quindi tutti abbiamo la capacità di fare il male, soltanto che dobbiamo imparare a sublimare. A sublimare vuol dire trasformare le forze negative, aggressive, violente, in qualche cosa di positivo, la cura, l'intelligenza, la riflessione, il ragionamento, eccetera, eccetera, l'educazione, eccetera. Ora, le donne storicamente sono state più abituate a sublimare, infatti se lei va a vedere le prigioni in giro per il mondo trova piene di uomini e pochissime donne. Le donne sono meno criminali, non per ragioni biologiche, per carità, le donne sono, possono essere crudelissime, violentissime come tutti, perché sono esseri umani, è giusto che sia così, però hanno imparato a sublimare di più, sono state forse costrette a sublimare di più, e quindi hanno imparato a autoeducarsi. Questo deve fare l'essere umano, imparare ad autoeducarsi. Se vuole essere diverso dalle bestie, dagli animali, che giustamente loro usano la loro crudeltà, meno feroce delle degli uomini, degli esseri umani, però possono essere molto crudeli, ma fa parte della loro natura. Noi vogliamo essere esseri civili, pensanti, e allora dobbiamo regolare le nostre, il nostro buio, le nostre, la nostra oscurità, trasformarla in forme di luce. Lo possiamo fare, basta veramente l'autocontrollo, l'educazione, la cultura, come diceva lei, io sono perfettamente d'accordo. L'educazione, questa parola è tornata tante volte, sarebbe il titolo del nostro incontro, forse se potessimo... Allora, sì. Federica Scerbo, no, buonanotte, book blogger, che ci penso introduca la prima domanda che ci arriva. Eccoci qua, vai. No, non la sentiamo. Ecco. Sì. Salve, buonasera. Prima di tutto voglio dire che sono emozionatissima di essere qui. Ho ascoltato rapita tutte le parole che sono state dette, sono davvero molto molto contenta. Grazie, e grazie. Volevo dirle che io ho partecipato a tutti gli incontri dell'anno scorso, dell'edizione di Stregonerie dell'anno scorso a Benevento, ed è stato un dolore non averla con noi durante quegli eventi. E niente, visto che abbiamo parlato, le volevo domandare una cosa un po' personale, se posso. Prego, prego. Visto che abbiamo parlato degli aneddoti del premio Strega, le volevo chiedere, durante l'edizione del 2000 lei ha annunciato il vincitore, ma contestualmente ha annunciato anche la sconfitta del suo papà. Volevo sapere come si è sentita in quel momento. Certo, era l'emozione, perché lei l'anno prima aveva vinto lo Strega e deve essere un'emozione immensa, però non ha potuto fare la staffetta con il suo papà l'anno dopo. È vero, no, mi è dispiaciuto, perché poi ha perso per un voto, quindi proprio all'ultimo momento, e siccome lui poi è morto l'anno dopo, pensavo che sarebbe stato bello per lui, insomma, nella sua vecchiaia vincere questo premio importante, però i votanti non è che... Io però in un certo senso forse... avevo un po' paura, perché pensavo, se vince poi diranno che chissà che trucco c'è stato, perché la gente pensa sempre male, no? E invece era semplicemente lo spoglio dei voti, perché c'è una legge, almeno non so se è ancora valida, ma insomma allora era così, che chi vinceva il premio, l'anno prossimo dirigeva la giuria, ecco, questa era ancora così. In vigore. Sì, e sì, quindi, e questo, per questo io ero lì. Ero lì e mi è dispiaciuto per mio padre, che però lui è sempre stato un uomo di grande generosità, di grande fair play, per cui non ha fatto come Trump, che si è che ha detto no, io vincevo. Non ha chiesto il riconteggio, insomma. Ecco, il riconteggio, cioè, lui ha accettato con grande eleganza, ha detto
mi congratulo con questo scrittore che ha scritto un libro importante, eccetera, l'ha presa come faceva, perché lui era poi, fra l'altro, oltre a essere un antropologo, era un grande sportivo, ha sempre fatto sport, lui era un campione di sci quando era giovane, e quindi giustamente, lealmente, ha riconosciuto l'altro che ha vinto, quello che appunto ci aspetteremmo da Trump, che lui non fa, e continua come un bambino capriccioso a dire no, io ho vinto io, eccetera, eccetera. Allora, okay, grazie mille per le sue bellissime parole. Grazie a lei. Arrivederci. Passiamo alla domanda successiva con Mariella Ferrara, se ci sente. Prego. No, non la sentiamo Mariella. Deve premere. Sì, eccoci. Ecco. Ce l'abbiamo fatta, ci sentiamo? Sì, ok. Sì. Salve, buonasera. Allora, anch'io sono emozionatissima come Federica e io come lei sono una book blogger, ma nella vita reale faccio l'insegnante di scuola primaria, quindi il suo libro per me è stato un brivido continuo, ecco, leggere di bambini e fanciulli abusati eccetera, e abbandonati soprattutto. Infatti la mia domanda verte proprio su questo. In alcuni racconti vediamo come ci sia l'assenza della figura genitoriale nei confronti del fanciullo, ma non solo, anche l'abbandono spesso da parte delle istituzioni che, come per esempio nel racconto su Tano, non hanno la volontà di ascoltare la verità appunto dei fanciulli. E secondo lei, quanto a noi adulti gioverebbe ricercare verità ed ispirazione nel fanciullo? Ecco, nell'infanzia, non solo ai fini, diciamo, di un'indagine di cronaca nera, ma anche per diventare magari persone migliori e più attente sia nei confronti dell'infanzia ma anche verso gli altri in questi tempi, ecco, così bui. La ringrazio molto. No, io penso che i bambini e i ragazzi bisogna credere, perché a volte gli adulti hanno questo atteggiamento e dico, vabbè, bambino, chissà quanto menzogna, l'idea di Pinocchio, no? In ogni bambino c'è un Pinocchio, eccetera. Invece bisogna credere, perché spesso il bambino non ha niente da difendere, mentre un adulto ha da difendere molto di più, quindi fra i due c'è più da credere al bambino. Però naturalmente poi ci vogliono purtroppo delle prove. Ora, il problema della magistratura è che quando c'è una violenza di solito non ci sono testimoni, perché la violenza è compiuta quasi sempre in segreto e quindi la parola di uno vale la parola dell'altro. Questo è il problema anche e soprattutto per gli adulti, quando c'è per esempio uno stupro, una violenza, come fai ad avere le prove? Le prove non ci sono, almeno che non ci sia una persona che è stata ferita, brutalizzata, ma se no non ci sono prove. La parola di uno vale la parola dell'altro di fronte alla legge. Questo è il problema. Però io cercherei, come fa in questo caso la commissaria, che ha un orecchio particolare per capire dove sta la verità, di dare invece molta importanza soprattutto non a quello che dice un bambino, ma a come si comporta un bambino. Lì si capisce se c'è la verità o non c'è la verità. Però è difficile, è molto difficile, proprio perché di fronte alla legge, di fronte a una cosa oscura fatta nell'intimità, come fai a sapere se è vero o no? Però, ecco, teniamo conto che una vittima ha meno da difendere se non ha una particolare antipatia, rabbia, voglia vendicarsi, però di solito, insomma, tra l'altro ci mette anche la sua verità, anche il fatto che si umilia di fronte alla violenza che ha subito, no? Ecco, comunque è un punto delicatissimo. Di fronte, io non invidio i giudici che devono giudicare di fronte a dei bambini che dicono una cosa e degli adulti che ne dicono un'altra, però a volte i giudici non danno abbastanza importanza a quello che dicono i bambini. Comunque grazie per questa domanda. Che e nulla, molto, e la molto capisco difficile. Molto nella risposta, perché io anche da insegnante devo avere una sensibilità molto particolare nei confronti dei miei bimbi. Esatto. Grazie mille, grazie davvero. Buonasera. Questo, diciamo,
al netto dei pochissimi eppure molto gravi casi di manipolazione da parte delle istituzioni nei confronti dei bambini. Ricordiamo questo podcast di grande successo che si chiama Veleno, che ha raccontato proprio una storia vera di una serie di manipolazioni da parte delle istituzioni, assistenti sociali e non soltanto, e medici da parte di verso un gruppo di bambini della bassa modenese che diciamo in qualche modo sono stati sottratti alle famiglie di origine sulla base però di testimonianze manipolate nei confronti dei loro genitori. Quindi è sempre molto delicata, una materia delicatissima da molto manipolare delicato. In un senso e nell'altro. Allora Marelia Ferdinandi, libraia, eccoci qua, ultima domanda per te. Buonasera. Innanzitutto voglio anche io ringraziare le organizzatrici per avermi coinvolto in questo progetto, sono onoratissima e molto emozionata di essere qui, spero di riuscire a completare una frase di senso compiuto senza incespicare troppo. Io sono qui in doppia veste, rappresento le librerie della città, però sono proprietaria di una libreria specializzata in fumetti. Infatti sono stata coinvolta fin dal primo momento dalle organizzatrici proprio in questa veste. Ad ogni libro presentato una sera al Premio Strega, io dovevo assolvere il compito di associare, consigliare un fumetto per un qualsiasi, insomma, congiunzione a mia discrezione. Per esempio, per il suo titolo io ho consigliato Un mondo moderno di Gibi, sia per il carattere antologico del fumetto, perché è una raccolta di storie brevi, tutte sempre molto drammatiche, anche Gibi mette sempre un po' di autobiografia, che anche lui ha avuto una vita piuttosto turbolenta, e quindi ho pensato di associare questo fumetto. Non so se lei lo conosce, spero che come si chiama? Il mondo moderno di Gibi si intitola. Aspetti che non la sento, non la sentiamo più. Mondo moderno di Gibi, l'autore. Gibi, ho capito. Io in realtà volevo farle proprio questa domanda: com'è il suo rapporto con questo linguaggio, con il linguaggio del fumetto? Penso buono, perché so che ne ha scritto uno in realtà dedicato ai bambini, La notte dei giocattoli. Sì, non l'ho fatto io, però era bravissimo disegnatore. No, io penso che sia un modo molto semplice e diretto di comunicare, per esempio, con i bambini, ma ci sono anche gli adulti che leggono, c'è questo Zero Calcare che in questo momento va per la maggiore. Perché no? Voglio dire, il mondo delle immagini è molto importante, però ecco, non perdiamo il mondo delle parole, perché il pensiero ha bisogno delle parole, no? E quindi l'azione ha bisogno dell'immagine, è molto importante per l'azione, per dimostrare l'azione, però il pensiero ha bisogno delle parole, quindi le due cose non devono eliminare, cioè non si può pensare che il mondo possa essere raccontato e pensato attraverso i fumetti, va benissimo. Mi piacciono anche molto, per carità, ma voglio dire, però ricordiamoci che esistono i libri, che esistono la narrazione fatta di parole, e che quella è una grandissima esercitazione per la mente, per il pensiero. Il pensiero, come ho detto, non si può esprimere se non con le parole. Pensiero sofisticato, naturalmente, perché i fumetti fanno tutto, però, come ho detto, il fumetto è più legato all'azione. Se vogliamo riflettere, si parla della filosofia, ma anche la filosofia semplice, quella di tutti i giorni, quella che ci serve a vivere, a avere rapporti con la realtà, abbiamo bisogno delle parole, e le parole sono pensiero, sono riflessione, sono ragione, e noi abbiamo bisogno della ragione. Ricordiamoci che il sonno della ragione, e l'ha detto Goya, ha fatto un bellissimo disegno, il sonno della ragione genera mostri. Ecco, ricordiamoci che in questo momento in cui c'è tanta gente, ci sono tante persone che negano la realtà, negano la ragione, con una così si affidano all'irrazionalità più nera. Insomma, dire che il mondo è piatto, veramente, è un atto di irrealtà, di irrazionalità talmente devastante che capovolge tutto. È come dire: no, 2 più 2 non fa 4. Ecco, questo è dire che il mondo è piatto. È come dire che 2 più 2 non fa 4. Però ci sono delle persone che vengono affascinate
dall'idea che ci sia una realtà diversa da quella che tutti conosciamo e che è accettata da tutti. E invece non è così, dico, è pericoloso, perché rivoltando la ragione, rivoltando la logica, si entra in un mondo totalmente perverso, totalmente irrazionale, totalmente abusivo. Ecco perché, allora, ripeto che sono d'accordo sui fumetti, mi piacciono moltissimo, però ricordiamoci anche che oltre i fumetti ci sono le parole, non facciamo che i fumetti sostituiscano le parole. No, non lo so mai. Ecco, va bene, grazie. E tanti auguri per la tua libreria in questo momento che le librerie chiudono, è importantissimo tenerle aperte, quindi veramente tanti auguri per la sua libreria. Grazie infinite. Dai. Librerie che sono appunto punti di luce in un importantissimo. Io sono amica di tutti i librai, ci tengo molto e penso che le librerie possono benissimo stare aperte, perché uno va dentro con la mascherina, si va in due, tre, quattro per volta, invece dipende dalla grandezza naturalmente. Non è come il ristorante dove uno si toglie la mascherina, parla a voce alta, e naturalmente è un problema, soprattutto certo, quando i ristoranti sono piccoli. Ma le librerie, secondo me, potrebbero benissimo rimanere aperte sempre, basta stare attenti e tenere le distanze. E chiudo collegandomi a una cosa che lei ha appena detto, perché sono rimasta abbastanza scioccata da alcune testimonianze, non solo in Italia, anche in America, di medici e infermieri che, a proposito di sonno della ragione, di negazionismi, si sono costretti a curare persone che, di fronte a un'assenza di ossigeno, di fronte a una malattia, il Covid, che li stava divorando i polmoni, eppure riescono a dire che il Covid non esiste, che sarà sicuramente qualcos'altro. C'è veramente un tema enorme, non solo italiano, non solo europeo, proprio che investe la nostra società rispetto proprio alla ragione, che è luce e che è esattamente il contrario del buio in cui, di cui ci parla in maniera magistrale Dacia Maraini. Chi non l'avesse letto allora o in questi 20 anni è sempre in tempo a farlo adesso. No, è stato ristampato, viene continuamente ristampato. Che si trova ovunque, è un libro molto bello e io ringrazio tantissimo Dacia Maraini per l'onore di questa chiacchierata. Grazie a voi. Il tempo è sempre tiranno, ringrazio Melania Petriello, ringrazio la Fondazione Bellonci, lo Strega Alberti, insomma, viva il premio Strega e viva Dacia Maraini. Mi unisco ai tuoi ringraziamenti e nel salutare Dacia mi permetto di chiudere con una suggestione, che siccome io sono una assetata di aneddoti per la capacità che ha Dacia di raccontare non solo quello che ha letto, che tutti noi abbiamo letto, ma quello che ha vissuto, perché questa è la grande differenza tra noi e lei, che molte delle battaglie di cui anche come donne oggi beneficiamo, noi le abbiamo lette sui giornali, le vediamo camminare sulle gambe delle nostre nonne, delle nostre madri. Lei ha vissuto quelle battaglie e dovremmo essere grati per questo, che io andrei sotto casa di Dacia a citofonare ogni tanto per dire raccontami una storia, cioè io non voglio pensare che questa straordinaria, questo patrimonio orale a orale che lei porta ancora avanti possa finire, quindi insomma verrei a bussare a dire oggi raccontami qualcosa, perché so che scoperti un vaso dal quale resto affascinata. Quindi grazie Dacia, a nome grazie a voi. Noi, grazie per averci ricordato una frase che mi sono segnata: la storia ha fatto gli uomini padroni, e su questo credo che dovremmo continuare a riflettere. Grazie ad Eva Giovannini che ha condotto magistralmente questo incontro, alle nostre book blogger, ai librai, ai nostri lettori, grazie a Strega Alberti di nuovo, grazie davvero alla Fondazione Bellonci che ha non solo ci accompagna quotidianamente in questo lavoro, ha sposato questa idea, ci sostiene nella pratica e nella teoria, nei contenuti, nella programmazione. Stefano Petrocchi ha aperto la rassegna di quest'anno nello scorso incontro come di consueto e si è creata una meravigliosa alchimia di amicizie, di condivisione e di belle cose di cui abbiamo drammaticamente bisogno. Grazie Eva davvero, grazie Dacia, io vi strappo la porta a tornare in una prossima edizione e viva il premio Strega e i libri che ancora ci fanno così tanto innamorare. Buona serata, grazie. Buona serata. Grazie a nome.